Bologna stanno pensando di raccogliere le firme per un referendum che punti all'abrogazione del Milan dal campionato. La squadra di Zaccheroni, infatti, oltre a bissare il successo dell'andata, si conferma la bestia nera per il rossoblù, cui ha inflitto ben 6 dei 16 gol subiti da quella che resta la migliore difesa del campionato. Lasciamo stare, perché tutte e due le partite tutta questa superiorità non c'è stata, onestamente. Non è che voglio andare a fare polemiche, per carità. Amarezza comprensibile quella di Mazzone per una sconfitta maturata all'ultimo minuto di una gara che i suoi avrebbero potuto chiudere in più di una circostanza. Anche perché la partita si metteva subito in salita per i rossoneri, quando Signori confezionava il 10° sigillo in campionato di una stagione da incorniciare, favorito nell'occasione da un'incertezza di piazzamento del giovane Abbiati, il sostituto dell'accigliato Rossi in tribuna al Dallara. Sotto gli occhi di un tifoso esperto di risalite, la squadra di Zaccheroni aveva il merito di non abbattersi e di reagire subito. Il tecnico romagnolo aveva mostrato coraggio nelle scelte di formazione, tenendo in panchina Ganz ed in tribuna l'ufficialmente influenzato Boban, per rimpiazzare UEA con Morfeo e Guglielmo Impietro a supporto di Birov. Era proprio l'argentino a sfruttare al meglio la momentanea inferiorità numerica del Bologna per la ritardata sostituzione dell'infortunato Tarantino ed a trovare il pareggio grazie anche ad un velo di Morfeo che faceva arrabbiare Mazzone. Io dico sempre un proverbio, chi la vela la gioca, per cui era fuori gioco, penso. A spezzare l'equilibrio di una partita diventata bella e vibrante ci pensava ancora una volta Beppe Signori, autore di una straordinaria prodezza al volo su cui nulla poteva il giovane Abbiati. Alla 16ª rete stagionale tra campionato e coppe, il rigenerato Bomber inviava così messaggi importanti anche all'antico maestro Dino Zoff. Tanto più che ad inizio ripresa Beppe Gol era bravo ad inventarsi anche assist man. Ma prima Fontolan, capitano di giornata in sostituzione di Marocchi, e poi Anderson sprecavano malamente le intuizioni di Signori e la possibilità per il Bologna di chiudere la gara. Così, complice anche un pizzico di buona sorte, arrivava il pareggio del Milan, che secondo la FIFA andrebbe attribuito a Morfeo, ma che usando il buonsenso porta la firma di Magoni all'ultima esibizione al Dallara prima di trasferirsi a Napoli. Il Milan mostrava a questo punto i suoi più grossi meriti, non accontentandosi, correndo qualche rischio sventato da Abbiati, ma inseguendo fino all'ultimo una vittoria in trasferta attesa da circa 4 mesi, che arrivava proprio allo scadere grazie ad una punizione di Ingotti, alla prima importantissima rete della carriera. Zaccheroni, che dopo il successo di Venezia era stato assai critico verso i suoi, poteva esternare a fine gara tutta la sua soddisfazione per un risultato che potrebbe dare una svolta al campionato del Milan. Io credo che tra una squadra e l'altra, soprattutto quelle dell'alta classifica, la differenza abissale non ci sia. Quindi credo che le grandi motivazioni, l'applicazione, la voglia di vincere di più di un'altra squadra possa fare la differenza. La vigilia aveva detto, questo Milan forse non è ancora pronto per lo scudetto. Dopo la partita ha cambiato idea? No, rimango della stessa idea, però ho avuto una risposta molto positiva, nel senso che ho visto una squadra tonica, capace di stare in partita 90 minuti, di ribattere colpo su colpo, con quella convinzione necessaria per fare il salto di qualità.